Giuro di essere perché ci dovevo essere con zero. Allora siamo qui con Magima. Dobbiamo tornare a casa perché è stanco dopo essere stati al cabaret per rubare le ragazze altrui. Quindi adesso andiamo a casa sperando di non incontrare nessuno di discutibile. Vediamo un po'. È da una decina di giorni che non gioco, anche perché non ho. Sinceramente. Quando andiamo per i vicoli quelli. Perché non posso scendere qua? Uffa, che palle! Va bene, non posso scendere, cominciamo già a perdersi, È già, diciamo, proprio di buon mattino la cosa. Qua ci sono un sacco di signorine. Forse troppe per i miei gusti. Questi qua sono tizi a caso, sì. Vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Mamma mia, dai, meniamoci. Meniamo, visto che vi ho urtato. Va bene, vi ho urtato, sono offesi. Dai, Dai. Ma per poco non ho. Pensavo di non avere più vita, sinceramente. Non so perché ho visto la barra al minimo. Dai, tu! Dai, aia, aia, ui. Dai. Schivaggio? Bravo. Però anche loro schivano molto bene. Vai. Dai. Meno te allora. Vai bene così allora. Vai. Vai. Bene. Tu dietro. Così va bene. Ypsilonalo. E ci muori. Dai, sei tu l'ultimo tizio. Aia. Aia. Oh. Dai, scoppia, va. Vai. Molto bene, ci sta. Ci sta un pochino per riprendere la mano, menarsi con un po' di gente. Ok. Grazie, grazie perché io sia un fenomeno. Cosa vuole questo? Cosa vuole? Però abbiamo la mappa chiusa, quindi secondo me è il caso di tornare. Tornare a casa e basta. Dov'è casa di Magima poi? Poi io seguo la freccia. Seguo il punto. Il punto rosa gigante. Ok. Va bene, è questa qui casa. Pensi che sia uno scherzo, ragazzo? Eh? Che cosa. Cosa ha quel tizio? Sembrava incazzato. C'è un menaggio. C'è un menaggio. Va bene. C'è un menaggio, ragazzi, non so. Cosa succede? Cosa? Ah, vuole delle armi, lui non vuole le spade. Mamma mia, oh, ma fate andare. Sembra un traffico di armi. Non è qualcosa che voglio essere in volto. Deve essere degno delle mie armi. Come? Cosa vuol dire? Ok, questa cosa è molto carina. Vediamo, vediamo. Sono proprio curioso, guarda. Mamma mia. Mamma mia. Addirittura la cazzo in bella. Madonna, ha vibrato tutto. Ha vibrato tutto quanto. Porca troia. Porca troia. Con quale faccia? Ha molto più effetto. Porca troia. Che è incredibile. Ma perché Magima è Magima? Quindi Kirby è molto più educato. Dice incredibile. Incredibile. Dai, cosa hai lì? Non fai più spocchioso. Ok. Sono amici. Vabbè. Tu fallisci. Sì, beh, cosa ti aspetti? Che mi dai un'arma di merda del genere. Ma non è vero, ma non è vero. Dipende da come la si usa. È un pezzo di legno.
la Madonna Santa. La Madonna, spero che tu bruci insieme il tuo negozio, mamma mia. Ma sicuramente ci avrà visto, sicuro. Oddio, questo qui è il tizio! Ah, Magima! È curioso metterti, incontrarti qui. Oh, sei tu. Non spaventarmi così, nonno. Ma stavo andando in giro cercando un posto in cui potevamo spariare. Quindi? Beh, la riva del fiume è occupata al momento. Il nostro nome è Feiyu, un venditore di armi locale. Un bel maestro. Cosa? Lo conosci? Conoscevo suo padre quando era ancora vivo. Ok. Perché non ti faccio conoscere? Ehi, io non ti ho chiesto nessun favore. Oh, non essere testardo. Questo farà bene per entrambi. Come fai a saperlo? Appunto, non immaginavo. Cosa? Guardalo dietro. Mi scusi, come chissà. Ma io non. Mamma mia, un'aria di pericolo. Ho una benda sull'occhio. Magima voleva tornare a casa a dormire. Oddio mio. Perché devo fare io un test? Non c'entro niente. Dai, dai, Magima. Ho visto quello sguardo della tua faccia quando hai visto quel combattimento. Un ricordo di ispirazione. Coraggio. Cazzato nero. Non è vero, hai detto porca troia! Perché c'è che succede qua? Niente. Ma quanto è imbruttito? Ha 27.000 rughe! Va bene, ci proviamo, dai. Cosa vuoi? Cosa scegli, Magima? Quella vecchia mazzali. Una mazza da baseball. Beh, la mazza da baseball se te la danno in testa non fa bene, di sicuro. Oh, beh, su questo si vuole divertire. Pronto. Dai, uomo dello sguardo losco. Ma come uomo dello sguardo losco? Vabbè, in effetti sì. Allora, sulla che stai? Va bene. Aia, ho capito. Ma io ho premuto A, ho premuto L. Ah, LB. Aspetta. Posso fare la guardia solo da fermo, però. Che scomodo. È un po' scomodo, sinceramente. Oh. Ok. Vediamo un po' di combo di questa roba. Adesso è veramente diventato Dark Souls, visto che abbiamo una. Non è diventato sul serio Dark Souls. Però ho fatto. Ah, è morto. L'ho appena toccato e scoppiato. Ma in effetti abbiamo le armi. Cioè, le armi contundenti fanno molto più danno. Basta guardare Kirio e che tira addosso ai distributori automatici. È interessante. Va bene, va bene. Prego, prego, prego. Ma abbiamo già un lavoro, potevi dirlo.
Criptico. Cosa vuol dire? Va bene, tanto non abbiamo niente da fare, no? Non abbiamo niente da fare, bevo. Cos'è che fai tu, uomo di lavoro? Va bene. Ok, un ristorante, va bene. E quindi? Ma scusa, è un ristorante e dice che è un negozio di armi. Io già questa già così mi farei fatti a mano. C'è un fabbro, quindi. Oddio mio! Ah! Oh mio Dio! Ma è una roba di gestione! Non mi immagino questi agenti in giro per il globo per trovare materiali rari. Infatti. Quindi praticamente tu mandi questi tizi ad andare a cercare tesori in mezzo alla giungla e altro schifo. Va bene. Sì. Cioè questi rubano le armi dai centri archeologici. Ma che cazzo? Dai, ci sta. Ma ovvio, ma per forza. Anche perché aveva poca vita, aveva tanta vita così, quindi ci sta. Sì, appunto, mangia, mangia, va. Abbiamo i soldi, sì, in realtà abbiamo menato un paio di gente prima. Dai, signora, mi faccia il pesce. Vabbè. Ah, oh, mi ha fullato, grazie, grazie. Che bello. Vabbè, mi piace quando le cutscene ti fullano proprio. Fa un po'. È bello. Va bene. Oddio mio. Perché si sente sempre che gente che vuole favori? Cosa succede adesso? Ok. Mamma mia, di chi? Vabbè. Perché devono essere sempre tutti criptici? C'era un nemico terribile. Cioè, vabbè. Però io voglio sapere come funziona adesso, però. Voglio capire un attimo. Non abbiamo più uova di nuovo. Dovevi comprarle. Oh, scusami. vabbè. Sembrate impegnati. Vuoi che torni indietro? Non dimmi che devo comprarti le uova. Non dire che ti devo comprare le uova. Non dirlo. Sì, salve, salve. Le uova. Oddio mio, va bene, va bene. Ok, sì, lo sappiamo, abbiamo capito. Povero Feiu! Che palle! Oh, Madonna! Oddio mio, no, troppa roba tutti insieme, che cazzo è? Allora, qui. Ok. Con calma, gioco, eh. Non ti agitare troppo. È crashato. Va bene, ho capito. Ok, è crashato e ho dovuto rifare tutto da capo. Quindi lasciamo perdere quella cosa lì, lasciamola perdere, va. Comunque, prima andando qua, ho incontrato Mr. Shakedown. Io non voglio fare Mr. Shakedown, però. Secondo
Salviamo, per salva, per favore, che non voglio rifare tutto da capo. Sì, ho capito, ho capito. Anzi, fai così, usa il box degli oggetti. Prenditi un po' di queste. No, aspetta. Vabbè, dove devo andare adesso? Fammi vedere un attimo. Di qua. Devo andare, questa è casa mia. Va bene, andiamo a casa. Vediamo se posso incontriamo. Anzi, veniamo un po'. Visto che in realtà non voglio fare durare troppo. Perché anche a me non so quanto dura in realtà. Proviamo un po' questo stile. Ammazzo! Quali di Daxon? Ah, proprio così, normale. Ti grabbo. Oh. Voglio grabarti. Ah no, è un fendente. C'è un fendente, sì, un fendente. Vai. Ma no, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. No, Majima, dai, voglio fargli detection. Y. No, vabbè. C'è la finestra dell'Y, è veramente piccola comunque, non è molto semplice. Posso fare qualche upgrade, magari. Abilità, devo ancora, mamma mia, devo ancora aumentare tutto. 15 milioni, 400.000. Sapete, qui facciamo così. Facciamo così. Che non si sa mai. Ok. Però ancora vaffanculo, ancora. È ancora tradotto col culo. Vediamo un po' in giro un attimo. Dai, facciamoci un giro. Cosa? Ma che cazzo succede qua? Chi è questo tizio? Cosa? Chi è questo tizio? Stadio Jumper sul. Ehi tu, perché non, questa non è la zona di dormire, perché non te ne vai via? Ah, sono solo ferito. Questo ragazzo mi ha almenato. È così dolore, non riesce neppure a parlare. Gli do. Cosa devo cedere? Ti do uno stamina. Sì, sì. Ecco qua. Vedi questo? Gul. Che cazzo succede? Ma mago, grande mago. Stai bene? Sì, sto benissimo adesso, grazie. Poi dimmi cosa è successo. Cosa ti ha fatto stendere? Perché ero. Stavo inseguendo un sogno. Io, Giorno Giovanna, ho un sogno. Ecco che andiamo. Cos'è che questo sogno? È il mio sogno di camminare in maniera boldly. Cioè, in maniera proprio. In maniera fiera. Oh, giusto. Un gran sogno come camminare attraverso questo ponte. Questo sì che spiega come ti sei fatto menare. Especialmente no. Aspetta un attimo. Non ci metteresti più di un minuto o due. Ma non è così semplice. E perché? E perché questo sta giù, questo. Sta cosa? Oh no! Non sai cosa sta giù? È terribile! Non sai che i tempi. Non sei cool. Sta giù è forse Stadium Jumper. Ok. Vabbè. Appunto. Ah, perché se fai figo ti vengono a menare tutti. Forse se la giacca non dicesse vieni, bring on the fights. Ma la giacca che non va bene. Questo sinceramente è un problema, un unique. Ne sono altri tizi che stanno indossando giacca come quella, no? E non stanno venendo massurati. Giusto? Non riesco a spiegarmelo. Ma quando lo faccio io faccio incazzare la gente con la mia faccia. O solo il mio destino? Il destino è uno stronzo, se è quel caso. Beh, va bene. Almeno ho capito perché stai sanguinando ovunque. Va bene. Quindi c'è. Vabbè. Ecco una grande idea. Perché magari ti togli la giacca. Quindi sembra quella la sorgente di tutti i problemi. Ma quello va contro il motivo perché faccio sta cosa. Io ovvio adoro questo stagione.
vabbè. Che sogno di merda. Beh, è un. Un paese libero. Grazie, dopo 6 ore che stiamo parlando. Sono Magima. Magima? Vabbè, sembra lui che sa andare nelle risse e senza avere fuori un capello. Con le quelle scarpe a pelle di serpente. Cosa? Non dimmi che devo fare una Michael Jackson style. Guagliamin. Sì, va bene, sì. Va bene, dai, Magima, facciamolo, tanto sono 2 secondi. Per favore, Magima, per favore, aiutami a realizzare il mio sogno. Sì, va bene, dai, la stronzata. Ok, va bene, ti aiuto. Oddio mio, Magima. Oddio. Sì. Lo dico, sì. Nella storia della mia vita. Ma sei serio? A proposito di questa. Quindi questo stagione che attira questi tizi come mosche nella frutta marcia? Sì, totalmente. Guarda. Adesso arriva e lo menano tantissimo. Minchia, subito, Ehi, tu! Cosa credi? Pensi che sia. Se sei essere un pezzo grosso? Vedi? Sì, lo sto vedendo. Con un occhio solo. Ma che cazzo succede? Va bene. Dai, mi picchio. No, 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 stronzo. Magima, Maori. Dai. Arrivo, arrivo. Uota. Altra gente. Mi sembra giusto. Dai, dai. Devi spi. Ma no, guarda. Dai. No, no, picchia. Maori da tutti. Dai, oio, quanto danno. Guarda che fiero come cammina. Oh, la madò. Non picchiarlo. Sì, quanta gente. Dio di Dio. Quanta gente. Ma quanta gente c'è? Ma ci sono 6.000 persone. Ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? Sono 70.000. Ma quanto è difficile sta parte con Magima? Ma siamo impazziti. Cioè, ma siamo matti? È mortissimo. Ah, sì, lo so. Ma ci sono 60.000 persone! Ma che cazzo è? No, adesso lo voglio fare. Scusami, tanto adesso lo facciamo, tanto non abbiamo fatto niente. Allora, abilità. Cos'è che usiamo? Usiamo questo, dai. Sì, usiamo questo perché è più. È danno ad area. Adesso la roba costa un fottio. Dai, proviamo di nuovo, dai. Almeno mi farmi i soldi così. Almeno così mi farmi i soldi. Dai. Ok. Dai così. Già fa più danno. Mica se si vede il danno in più. Picchialo, picchialo. Mori. Si vede però che fa più danno in più, Dai, dai. Dai. No, picchiatelo.
Usa! Vai! Quanti tizi sono? 3 altri? 3, 4, 5? Ma sono 5 tizi! No, mi metto davanti! Mi hanno mancato! Vai, vai, vai! Vai! No, sì! Vai! Lo stronzo! Stronzi tutti! Majima! Picchialo! Vai! Vai così! Mori! Dai, c'è un di fondo! Yuhuu! Cammina, cammina! Yes! Ce l'abbiamo fatta! Ma minchia, però si sente, però il miglioramento di uno, però. Yes! Ce l'ho fatta finalmente! Bravo, bene per te. Sì, grazie Majima. Mi hai fatto realizzare il mio sogno. Cacchio è? Vabbè, è una persona semplice con dei sogni semplici, dai. Sei strano. Va bene, uomo, vai a mangiare. Buona fortuna con quei ponti. Oddio mio. Grazie per darci. Ma adesso torna indietro. Ma madonna, quanto zoom drammatico. Ma ovvio, è andato dietro il ponte. Sei stato menato di nuovo. Ma Jimmy, guarda che cazzo. Tira, toglietela e vai a casa. Dio mio, non ce la posso fare. Non ce n'è uno di sano di mente. Ma questo tizio? Che diavolo è? Ricordo ci sono stato lì. Beh, prossimamente sui vostri teleschermi però. Perché adesso non voglio fare il mimo oppure. Oh, quanti soldi ho? Giusto così per dire. 900. Allora facciamo così. Facciamo abilità. Vai così. Molto bene. Almeno i primi livelli bisogna farli per forza. Ok. Quindi la sigla che per questo video di Yakuza 0 abbiamo concluso. Se vi è piaciuto, se vi piace, commentate, scrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Qui.